Ciao amici blucerchiati, bentornati. Direi che questo Spezia Sampdoria certifica ufficialmente che la continuità e l'affidabilità nel medio-lungo termine non è esattamente la caratteristica principale della Sampdoria di Ranieri, che perde al picco 2-1 e appunto questa discontinuità è fotografata dagli ultimi due risultati. Vittoria, sorpresa, sofferta però contro una squadra enormemente più dotata e attrezzata come l'Inter. Stesso risultato, ma con la sconfitta contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, che vince per la prima volta nella sua storia in Serie A al picco, vince meritatamente. E la Sampdoria non riesce a calarsi nei ritmi e nel tipo di partita imposta dalla bella squadra, una bellissima realtà, quella spezzina in Serie A, che vince appunto grazie alle reti di Terzi e Nzola. Non basta, la perla di Antonio Candreva che è valsa il momentaneo 1-1. Andiamo con la valutazione delle prestazioni dei singoli. Ognuno di noi probabilmente ha impressioni diverse in base al proprio gusto personale, alle proprie aspettative e alle idee che abbiamo dei singoli giocatori. Partiamo da Emi Laudero, che stavolta non riesce a salvarci parando il rigore, lo intuisce soltanto Manzola, lo batte. Dopodiché possiamo forse discutere sul gol dell'1-0, il gol di Terzi, perché è un gol che nasce dal calcio d'angolo dello Spezia, che batte corto, muove la nostra difesa, crossa e trova la torre di Chabot, che arma appunto il colpo di testa di Terzi. Terzi colpisce esattamente dal limite dell'area piccola, appena dentro, e quello dovrebbe essere regno del portiere. Tanti criticano Audero sulle uscite, sostenendo che non sia esattamente il suo fondamentale migliore. Io questa volta, anche questa volta, lo assolvo perché mi sembrava particolarmente trafficata. Forse poteva partire un po' più avanti e a quel punto andare a aggredire la palla lenta che arrivava dalla testa di Chabot. Però due parate per il resto nella partita del portiere italo-indonesiano, entrambe di piede su Nzola nel primo tempo, così così, ma comunque efficace, più impegnativa, ma fatta bene quella sul 2-1 nel secondo tempo, il contropiede con il diagonale di Piccoli. Ha sofferto molto la nostra difesa, ha ballato parecchio, soprattutto nel primo tempo, ma c'è una buona notizia nella nostra retroguardia, e secondo me il ritorno di Bartosz Berezinski, che raggiunge la sufficienza, è un 6. Il suo, dal punto di vista offensivo, 90%, è stato il migliore nel dato della precisione dei passaggi, il migliore della Sampdoria, e secondo me ha retto alla fine un cliente scomodo come Diego Farias, che noi conosciamo bene. È stato puntato molte volte, alcune volte è andato in difficoltà, altre volte l'ha fermato. Piccola parentesi, offensivamente, in una delle sue proiezioni, Berezinski ha costretto Farias a quel fallo che secondo me ha portato all'ammonizione del giocatore dello Spezia, ma era da rosso, perché è vero che Farias non prende il polacco, ma perché Berezinski salta e lo evita, ma questo non dovrebbe influire sulla decisione dell'arbitro, perché la vigoria spropositata, come dice il regolamento, c'era tutta e non è necessario spaccare la gamba o comunque prendere qualcuno per guadagnarsi il rosso, basta, diciamo, l'intenzione. E lì non è arrivato. Comunque abbiamo bisogno di Berezinski, che nel primo tempo, diciamo in quei 10-15 minuti a cavallo del gol della Samp, è protagonista insieme a Candreva del momento migliore dal punto di vista offensivo della squadra di Ranieri, e tutto ciò appunto grazie a una buona intesa tra loro due, che riescono a mettere un po' sotto pressione la fascia sinistra dello Spezia. Quello più in difficoltà, secondo me, soprattutto nel primo tempo della nostra difesa, è stato Maya Yoshida, che non è riuscito a risolvere il rebus Nzola. Lo ha sofferto molto, è andato in difficoltà. Diciamo, una nota positiva della sua partita è stato il bel colpo di testa, spalla, che per poco non ci fa pareggiare alla fine. È stato anche ammonito però per un fallo nel primo tempo, al 34esimo, sempre su Nzola, diciamo emblematico di quanto l'abbia sofferto sia palla a terra sia nella gestione corpo a corpo e sulle palle alte. Palle alte che solitamente sono il pane di Omar Colley, e quindi 5 a Yoshida, 5 e mezzo a Colley, che in realtà sui duelli aerei ha un buon dato, il 90% li ha vinti. Dopodiché c'è un altro dato che però, insomma, sul quale Colley non ha particolari colpe: è il giocatore della Samp che ha giocato più palloni in assoluto nella partita, 66. È però un segnale inquietante, è emblematico della sofferenza della Samp nel fare la partita e nel cercare di farla con i suoi giocatori giusti, perché Colley è probabilmente degli 11 che sono scesi in campo al picco, quello meno dotato tecnicamente, e se lui tocca così tanti palloni vuol dire che qualcosa non è andato esattamente nel verso giusto.
Ennesima partita di fatica anche per Tommaso Augello, 5 e mezzo alla fine. L'azione del rigore che porta al gol del 2-1 nasce da quella parte, anche se lì Augello in quell'occasione secondo me non ha colpe perché segue il movimento di Jasi dentro l'area, forse arriva un po' tardi Jankto su Vignali. Dopodiché Augello soffre maledettamente Jasi nel primo tempo, discreto nella fase offensiva, soprattutto in quella proiezione che lo porta in area in un'azione che mi ha ricordato quella di Grosso contro l'Australia nei mondiali del 2006, con la differenza che Grosso con tantissimo mestiere si guadagnò un calcio di rigore d'oro e invece Augello si fa passare davanti nuovamente da Vignali, suo ex compagno, che subisce fallo e quindi l'azione termina lì. Anche 16 palle perse per Tommaso Augello, che è il suo peggior dato in campionato, secondo soltanto alle partite contro il Toro e contro il Genoa, appunto in Serie A, in cui ne aveva perse 17, però insomma anche questo sintomatico di come sia stata un'altra partita un po' di apnea per il nostro terzino sinistro, che però a proposito di apnea e di fatica le ha giocate praticamente tutte, ha saltato soltanto il match contro il Bologna per squalifica. Passiamo al centrocampo, partiamo da Jakub Jankto, che tra l'altro è stato ammonito, era diffidato e salterà il match da ex contro l'Udinese, ammonito per proteste. È partito a destra, ma la cosa è durata 10 minuti. Poi lui e Candreva si sono scambiati le posizioni. Una prestazione discreta dal punto di vista offensivo, più che altro perché compare nelle due occasioni principali nel primo tempo: il tiro in porta che costringe Provedella alla parata subito dopo al gol dello svantaggio, e l'assist molto bello per il gol di Candreva. Dopodiché, tanto contributo in fase difensiva, pardon, e come detto, forse un po' di ritardo nella lettura sull'azione che porta a rigore del 2-1. Passiamo alla zona centrale del centrocampo, dove per la prima volta in stagione, credo, non arriva alla sufficienza, almeno da parte mia, Morten Thorsby. È da 5, secondo me, la sua partita. La fotografia delle sue difficoltà è quella dell'azione del rigore per lo Spezia. Arriva in ritardo su Pobega. Possiamo discutere sulla spinta se fosse rigore o meno. È stato uno spalla a spalla, ma Thorsby era in ritardo. E quindi l'arbitro quello che vede è un giocatore dello Spezia davanti. Thorsby, appunto, che arriva dopo, lo sposta. E l'impressione che fosse rigore io l'ho avuta subito. Poi possiamo discutere sull'entità o meno, giusto che non sia intervenuto il VAR. Dopodiché, tre duelli aerei vinti su 13. Questa è anche la fotografia del fatto che Pobega l'abbia sovrastato, castrando e inibendo quella che per la Sampdoria è la soluzione offensiva principale. Mi duole un po' dirlo, ma tante volte la Sampdoria, quando è in difficoltà, ma non solo, se non riesce a manovrare palla a terra, palla lunga per il terzo tempo di Thorsby. Se Thorsby non la prende Pobega. La Sampdoria fa molta fatica e così è stato. Diamogli se non altro il merito, tornando sempre con le statistiche, è, come spesso gli capita, il giocatore della Sampdoria che percorre più campo, più chilometri, 12,3 il primo, appunto. Il secondo è il suo compagno di reparto, Albin Ekdal, 6 per il centrocampista svedese, fascia di capitano al braccio. Una piccola nota su come deve giocare Ekdal vicino a Thorsby. Noi tutti, giustamente, di Thorsby abbiamo un'idea di un centrocampista che aiuta molto la fase difensiva, è principalmente utile in fase di non possesso. È anche vero però che Thorsby gioca molto avanzato per andare a pressare alto, per andare a colpire di testa sui lanci lunghi, e questo spesso lascia Ekdal abbandonato o comunque solo nella protezione della difesa. Questo a tutto svantaggio della lucidità dello svedese poi quando c'è da impostare. Comunque non annega Ekdal, rimane uno degli ultimi ad arrendersi ed è il secondo appunto per chilometri percorsi in partita dietro il norvegese, 11,6 il dato invece dell'ex centrocampista di Cagliari, Bologna e Juventus. Chiudiamo con il centrocampo, con Antonio Candreva, 6 per l'esterno, highlight evidentemente della sua partita, il gol. In particolare, oltre alla chiusura spettacolare con questa mezza rovesciata sul cross bello teso di Jankto, il fatto che l'azione parta da lui dentro l'area della Samp, cosa sottolineata anche da Italiano, da bordo campo, era arrabbiatissimo con i suoi perché ha detto: siamo noi nell'area piccola loro, com'è che alla fine prendiamo gol? Però questo è un sintomo in realtà, forse sì, di un po' di leggerezza e superficialità nelle coperture, nelle letture, nelle marcature preventive, ma di mentalità, perché lo Spezia era in vantaggio e attaccava a pieno regime.
esponendosi a una delle poche armi offensive della Sampdoria, cioè il contropiede dritto verticale che la Sampdoria quando può fare fa bene. Grazie in questo caso ad Antonio Candreva che ci mette 12 secondi e 65 dal momento in cui fa partire il contropiede lanciando Keita al momento in cui lo va a chiudere sul cross di Yankto. In mezzo c'è anche una bella rifinitura di Mikkel Damsgaard e allora andiamo a vedere che partita ha fatto il danese classe 2000. Secondo me migliore in campo della Sampdoria, 6,5 per lui, forse non una delle sue migliori esibizioni, non è entrato nel tabellino, non ha fatto l'assist, ma la gestione dell'azione del gol, cioè la ricezione della palla da Keita, i tocchi giusti, lo scarico per Yankto, che non è una cosa difficile da fare, ma va fatta bene col tempo giusto e con la misura giusta. Yankto non ha dovuto controllare quel pallone, l'ha potuto crossare sulla corsa e l'azione della Samp non ha perso ritmo. Da belle sensazioni anche il sombrero su Chabot, e poi chiaramente forse qualcuno è rimasto un po' deluso dalla sua prestazione, c'è stata qualche palla persa di troppo, ma stiamo anche alzando l'asticella delle aspettative del danese, perché ormai abbiamo imparato di che cosa è capace, non ci accontentiamo più del semplice, ma ci aspettiamo cose, giustamente, ma insomma manteniamo comunque l'equilibrio per Damsgaard, che secondo me si è confermato bene, di nuovo impiegato dietro la punta. Punta che oggi era Keita, alla sua prima insufficienza da quando è alla Samp, per me è un 5. Io comunque sono d'accordo con Ranieri che forse poteva fare altri cambi prima, però nel tenerlo il più possibile in campo, perché mi dà sempre comunque l'impressione di grande, grande, grande pericolosità. Una cosa chiaramente è dimostrare alle prime uscite, e l'ha sempre fatto bene fino alla gara con l'Inter, nelle poche volte che l'abbiamo vista all'opera, difficile ovviamente confermarsi su una serie più lunga di incontri. Giornata storta, nulla di grave, arriverà anche Torregrossa a aggiungere soluzioni in attacco, ne abbiamo decisamente bisogno, soluzioni in corso d'opera che anche qui sono arrivate, anche in questa occasione ce le si aspettava un po' prima, sono d'accordo. Sono entrati Quagliarella e Lerì senza incidere e quindi senza voto entrambi. Lerì, solito intervento killer, stavolta su Marchizza, evidentemente uno a partita se lo deve giocare. È entrato invece bene, pur giocando 5-6 minuti, qualcuno provocatoriamente ha detto che è stato il nostro migliore in campo, a sottolineare che la partita degli altri non è stata granché. Gaston Ramirez, che appunto ci ha fatto vedere un saggio delle cose che sa fare, tocchi sapienti, tunnel, palle lanciate con qualità dentro l'area, candidandosi forse per una maglia da titolare contro l'Udinese e se non altro schiacciando via un po' di magari dubbi sulla sua concentrazione e sul suo essere sul pezzo nel contesto Sampdoria, dato che sappiamo che il mercato potrebbe portare delle novità per lui a gennaio, lui è in scadenza, difficilmente rinnoverà con la Sampdoria e quindi si dice che ci sia la possibilità che lasci Genova da qui a febbraio. Chiudiamo con Ranieri, che sicuramente non è stato soddisfatto, l'ha detto, della prestazione della squadra, 5, perché la squadra non ha saputo rispondere, calarsi nei ritmi e nell'intensità messi dallo Spezia in questa partita. Lo Spezia era sempre in superiorità numerica in tutte le zone del campo e non lasciava mai tempo ai nostri per pensare quando avevano il pallone tra i piedi. Io all'inizio ho avuto addirittura l'impressione che il campo fosse più piccolo, in realtà perché l'inquadratura rispetto al solito era un po' più bassa, ma anche perché gli spazi erano continuamente accorciati e intasati dalle maglie bianche in tutte le zone del campo. Testa alla prossima contro l'Udinese per poi andare a chiudere il girone d'andata contro il Parma, che ha da poco cambiato allenatore. Aspetto i vostri commenti qui sotto, vi ringrazio per l'attenzione, ciao!